Direttore Dattoli, rassicuriamo in che fase siamo? Siamo in una fase in cui vi è solo l'obbligo disposto alla Regione Puglia di far segnalare l'obbligo, l'invito alle persone che rientrano dalle 5 regioni interessate con presenze di casi di coronavirus di segnalare la loro presenza. Questo per un discorso di sorveglianza sanitaria. È chiaro che se dovessero, come ha detto il direttore della ASL, provenire da comuni, negli 11 comuni segnalati insomma, come sede dell'epidemia, vi è un obbligo contumaciale. Per il resto solo la segnalazione al proprio medico di base. Io però come ospedale mi è stato chiesto come policlinico di Foggia di assicurare che siamo pronti per una fase, una fase più avanzata in cui dovremo rispondere al bisogno di salute sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista terapeutico per gli eventuali casi, speriamo di no, di coronavirus, e siamo pronti in questi giorni. Noi siamo già pronti per i tamponi, però attualmente tutta la fase di diagnostica e terapia per questi casi è centralizzata alla clinica malattie infettive del Policlinico di Bari. Dottore, qualcuno sostiene dagli ospedali, così anche un po' dal 118 territoriale, in questo caso dagli ospedali, che non ci sono i dispositivi di protezione, niente mascherine, niente guanti. Abbiamo forniture che chiaramente hanno bisogno di un approvvigionamento più significativo rispetto a quello a cui eravamo abituati e quello che avevamo richiesto anche per un problema di mercato del lavoro. Però devo dire che sia i fornitori che la Protezione Civile, la Regione Puglia hanno assicurato un approvvigionamento che ci mette al riparo da penuria. Ovviamente devono essere amministrate con oculatezza, non è che devono essere usati in maniera eccessiva o in maniera esasperata o in maniera sbagliata. Ci sono casi sospetti? Di nessun tipo, finora niente, tutti negativi.